Inaugurato il 30 giugno a Palazzo Asinari di San Marzano, Arte alle Corti, un percorso espositivo di installazioni e sculture di arte contemporanea nei cortili dei grandi palazzi storici di Torino, fino al 10 novembre è a disposizione dei visitatori che hanno il desiderio di scoprire la città attraverso i suoi luoghi più nascosti. E quest'anno Arte alle Corti si arricchisce di importanti eventi collaterali, il primo dei quali la collaborazione con il Classical Music Festival di Torino. Musica alle Corti propone eventi che durante le giornate del festival completano il cartellone dedicato quest'anno alle suggestioni dell'Oriente, in occasione del 150° anniversario delle relazioni fra Giappone e Italia. Il 14 e 15 luglio i concerti hanno toccato anche Palazzo Cisterna, sede della città metropolitana di Torino. Giovedì 14 gli allievi dei corsi di formazione musicale della città di Torino si sono esibiti nel programma Oriental Fantasy. Credo che sia un privilegio poter portare dei ragazzi così giovani che non sono ancora dei professionisti ma studiano per diventarlo e hanno un'orchestra interessante che fa un repertorio di un certo livello e di una certa caratura, e all'interno di una cornice come questo credo sia un bel momento creativo e didattico per loro e anche spero per chi li ascolterà. Una bella realtà quella dei corsi di formazione musicale della città di Torino. Assolutamente sì, è una realtà antica nel tempo che ha sempre sfornato ottimi musicisti, gode di un parco insegnanti di altissimo livello e anche di un parco di allievi di qualità.